Drammatico incidente sulla ex statale 234 a Miradolo Terme. Un automobilista 58enne ha perso la vita nello scontro frontale contro un camion. L'uomo è morto sul colpo. Stop alle manifestazioni fasciste e alla presenza di ritrovi in città. Lo chiedono ANPI e la rete antifascista. In vista della giornata del ricordo, a Pavia ha previsto un presidio dell'estrema destra. Un pullman di turisti è rimasto incastrato lunedì mattina sul ponte della Becca. Il mezzo, in arrivo dalla Germania e diretto a Certosa, ha dovuto fare una retromarcia azzardata per liberarsi. La giunta regionale diserta ancora al tavolo sull'emergenza inquinamento, riunito a Milano con gli amministratori delle città più grandi, e ora i sindaci si scagliano contro il Pirellone. Neanche la pioggia ferma il carnevale di Vigevano. In piazza la parata dei carri allegorici, in cavallerizza il gran ballo in maschera dei bambini, grande festa anche per i genitori. Con la doppietta di sabato contro il Cuneo, il bomber Ferretti sale a quota 9 gol in campionato. Il Pavia si aggrappa allo squalo bianco, che per i tifosi merita una maglia da titolare. Pavia Italia, buonasera e ben ritrovati. La cronaca in apertura del nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli: drammatico schianto a Miradolo Terme sulla ex statale 234, un'auto guidata da un 58enne uscita di strada in prossimità di una curva, il conducente si è scontrato frontalmente contro un camion che arrivava nell'altro senso di marcia e purtroppo è morto sul colpo. Il servizio. La macchina che perde aderenza e slitta sull'asfalto viscido, finendo nell'altra corsia dove sta arrivando un camion. Lo scontro frontale terribile a forte velocità con l'auto che rimane schiacciata contro il guardrail. Ha perso la vita così il 58enne al volante della Fiat 600, rimasto vittima di un incidente sulla ex statale 234 a poca distanza da Miradolo Terme. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l'auto era diretta proprio verso Miradolo, quando in una semicurva il conducente ha sbandato prima a destra e poi, in base anche alla testimonianza del camionista, avrebbe sterzato con violenza sulla sinistra andando a sbattere contro il camion. L'autista del mezzo pesante, un 49enne residente nel Comasco, non ha potuto evitare l'impatto e la macchina è rimasta incastrata nel guardrail. Il 58enne è morto sul colpo, schiacciato dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il corpo dalla 600. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Cambiamo argomento. Cresce la polemica per la giornata del ricordo a Pavia. In città è stato organizzato infatti un presidio fascista in Piazza della Vittoria. Ora ANPI e la rete antifascista chiedono al sindaco di vietare la manifestazione e di chiudere le sedi dell'estrema destra in città. Vediamo. Non ammettiamo come ANPI e come rete che è qui presente con noi che la giornata del ricordo venga provocatoriamente strumentalizzata dalla destra estrema, da Casa Pound, i cui militanti si dichiarano fascisti del terzo millennio. E più in generale noi riteniamo che le strade e le piazze delle nostre città non vengano ripercorse in schieramento paramilitare. Stop alle manifestazioni fasciste e alla presenza di ritrovi in città. E ancora scontro sulla presenza dei gruppi di destra a Pavia. A riaccendere la polemica ci hanno pensato nelle scorse ore ANPI e la rete antifascista del capoluogo. Nel mirino delle due associazioni, il corteo fascista organizzato domani in occasione della giornata del ricordo. I nostalgici di destra, spiegano i rappresentanti dei due gruppi, vogliono strumentalizzare la giornata di commemorazione per le vittime delle foibe, una strage utilizzata per riabilitare Hitler, Mussolini ed il colonialismo italo-tedesco nell'ex Jugoslavia. Per questo, spiega Marcello Simonetta, chiediamo al sindaco di mettere in pratica l'ordine del giorno antifascista approvato lo scorso mese di aprile in Consiglio Comunale e di chiudere la sede di Casa Pound di Via della Rocchetta. E che in futuro non vengano più concessi spazi ai fascisti, comprese le nostre strade, non venga loro concesso di poter scorrazzare con i loro cortei nostalgici in tenuta paramilitare per le vie della nostra città. Chiediamo la chiusura della sede di Casa Pound in Via della Rocchetta. Un pullman di turisti tedeschi diretto alla Certosa di Pavia bloccato sul ponte della Becca. Può sembrare uno scherzo, ma è successo veramente. Lunedì mattina, per indirizzare i turisti sulla giusta via, sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno scortato il mezzo pesante fino all'ingresso dell'autostrada. Ermano Bidone.
Sarebbero almeno una ventina ogni giorno i mezzi pesanti che nel tentativo di raggiungere Pavia sbagliano strada e arrivano alle barriere del Ponte della Becca a mezzanino. Sono soprattutto camion e vengono in prevalenza dal sud Italia e da tutta Europa, ma sono anche autobus turistici come quello proveniente dalla Germania e diretto alla Certosa di Pavia che lunedì mattina è stato costretto a fare retromarcia, non prima che qualcuno, forse per le difficoltà dell'autista nell'azzardare una manovra di inversione pericolosa e per così dire poco tedesca, chiamasse i carabinieri. Sul posto sono giunte quindi due gazzelle che hanno indicato la strada alla comitiva. Niente di allarmante dunque, ma l'episodio riaccende i riflettori sull'importanza di questa vecchia infrastruttura. In particolare viene segnalata la mancanza di indicazioni chiare all'uscita delle autostrade e l'errore dei navigatori satellitari che sistematicamente portano qui autisti da tutta Europa, gli stessi che poi sono costretti a fare pericolosi e dispendiosi dietro front per arrivare a destinazione. Passiamo all'emergenza inquinamento, adesso ancora al centro del dibattito politico e non solo quello locale. Ancora una volta infatti la giunta regionale non ha partecipato al nuovo tavolo organizzato a Milano per discutere del problema smog e ora i sindaci attaccano il Pirellone e chiedono interventi decisi. Il servizio di Mario Fortunato. I comuni lombardi chiamano, ma la regione non risponde. Ancora una volta il tavolo sull'emergenza inquinamento, riunito a Milano con gli amministratori delle città più grandi, non ha visto la partecipazione della giunta regionale, un approccio che non piace affatto ai sindaci lombardi. La regione chiarisce che secondo loro l'unico approccio è un approccio di tipo tecnico. Sicuramente bisogna prendere dei provvedimenti su una base scientifica seria, ma che poi i provvedimenti che si prendono riguardano tutti i cittadini e quindi non è un aspetto proprio esclusivamente tecnico. Questa è un'obiezione che tutti noi come comuni abbiamo mosso. Insomma, la regione manda i tecnici stabilendo un approccio scientifico al problema, ma i sindaci evidenziano precise responsabilità politiche, soprattutto quando si parla della salute dei cittadini. Differenze di vedute che toccano il tema dell'inquinamento dell'aria anche da un punto di vista sostanziale. I tecnici della regione hanno ribadito come la principale fonte di emissione di polveri sia rappresentata dalla combustione della legna e dall'utilizzo dunque dei caminetti. Così come sarebbe del tutto inutile il blocco del traffico, ma il problema, attacca De Paoli, è che a fronte delle contestazioni citate non vengano offerte soluzioni attuabili per tamponare l'emergenza. Come si può pensare che anche la polizia locale possa controllare tutti i caminetti in ogni casa? E dall'altra parte la regione continua a ritenere che intervenire sul traffico non serva e che comunque, dicono, non debba essere compito della regione prevedere limitazioni generalizzate al traffico in caso di emergenza. Secondo loro questo è un compito che spetta ai comuni, però questo è il cane che si morde la coda. Parliamo d'altro, si aprirà il 7 giugno a Lodi il processo sui corsi dai costi gonfiati promossi da Confartigianato Pavia. Due ex dirigenti della sede pavese dell'ente hanno già patteggiato pene superiori a un anno, altre tre persone sono state invece rinviate a giudizio e dovranno presentarsi in aula. Paolo Barni. Inizierà il 7 giugno a Lodi, sede della banca dove erano arrivati i soldi della regione, il processo sui corsi dai presunti costi gonfiati che ha coinvolto Confartigianato Pavia. In caso esplose nel 2012 quando l'allora presidente Giuseppe Daidone presentò un esposto per segnalare che tre corsi di formazione tenutisi nelle sedi di Confartigianato Pavia e Lodi avevano un costo troppo elevato rispetto alla norma. I corsi erano stati finanziati per un importo di 228.000 euro da Regione Lombardia e si erano svolti l'anno prima. A seguito dell'esposto partì un'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza. Con l'udienza preliminare davanti al GUP di Lodi e Alessandra del Corvo sono stati decisi tre rinvii a giudizio e concordati due patteggiamenti. A finire a processo saranno l'ex vice direttore di Confartigianato Pavia Pietro Rizzi e due imprenditori, Marco Pochintesta di Pavia e Luigi Brambilla di Bergamo, a cui facevano capo le società che hanno organizzato i corsi contestati. Corsi che, bene precisarlo, vennero regolarmente svolti, dato che l'inchiesta ha indagato solamente sui costi. Hanno scelto il patteggiamento invece l'ex direttore di Confartigianato Pavia Ezio Tiraboschi, 16 mesi, e il segretario generale della Confartigianato di Lodi, Vittorio Boselli, per lui che ha comunque incassato il rinnovo della fiducia da parte dei vertici dell'associazione un anno e due mesi. La regione ha chiesto la restituzione di buona parte dei finanziamenti erogati. Confartigianato Pavia ha patteggiato 17.000 euro di multa, mentre la sezione di Lodi ha deciso di affrontare il processo.
Voltiamo pagina, si chiama Culture e Libri in Movimento tra Biblioteche, il nuovo progetto del Comune di Pavia per integrare l'attività di 4 associazioni cittadine. Il centro dell'iniziativa sarà la Biblioteca dei Ragazzi di Via Volta. Mario Fortunato. Un unico luogo per accogliere diverse culture e l'attività di 4 associazioni. Si tratta di Climb, il progetto lanciato nei giorni scorsi dal Comune di Pavia grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte e alla collaborazione di alcune realtà del terzo settore radicate in città e che vedrà nella Biblioteca Ragazzi di Via Volta il centro nevralgico dell'iniziativa, un luogo destinato a diventare punto di promozione ed integrazione tra culture diverse tra loro. Questa nuova modalità di gestione di questo centro per me è una cosa molto importante anche dal punto di vista di un'amministrazione pubblica, perché è una bellissima operazione di sussidiarietà, cioè è l'alleanza tra il terzo settore e le amministrazioni pubbliche per fare il bene della città. E ovviamente sono felice che un progetto così ben strutturato e coordinato abbia trovato il sostegno della Fondazione, quindi davvero è una notizia importante per noi. Diverse le realtà del terzo settore che hanno deciso di aderire all'iniziativa lanciata dal Comune di Pavia, la cooperativa Progetto Contatto, capofila di Climb, e poi la Biblioteca Ragazzi e 2 associazioni, gli Amici della Mongolfiera e gli Amici della Biblioteca. Ci occupiamo principalmente di intercultura, ma in realtà della diffusione del libro, della lettura, e quindi ci occupiamo di lavorare per l'integrazione. Facciamo delle attività che vedono impegnati diversi mediatori linguistico-culturali, diversi insegnanti di italiano, ad esempio. Sono attività che vanno dagli 0 anni in su, diciamo così, perché ce n'è veramente per tutti i gusti. Ci spostiamo a Voghera, comune che diventa 2.0 grazie alla nuova app Municipium. Si tratta di un'applicazione in sostanza per smartphone che permetterà all'amministrazione di comunicare con i cittadini in caso di emergenze o anche in caso di comunicazioni particolarmente importanti. Vediamo. A Voghera il comune finisce sullo smartphone. È stata infatti lanciata nei giorni scorsi la nuova applicazione Municipium, con cui restare sempre informati sulle attività dell'amministrazione, ma con cui soprattutto si possono segnalare problemi come buche su strade o marciapiedi, sporcizia o situazioni di pericolo. Per il cittadino in particolare è un modo per interfacciarsi col comune, evidenziare problemi, sollecitare questioni che devono essere risolte, e io credo che questo sia il metodo attraverso il quale con più rapidità si riusciranno a inoltrare questo flusso di informazioni. Tra le possibilità offerte dalla sezione per le segnalazioni c'è anche quella di georeferenziare il tutto sfruttando il satellite, ovvero indicare con precisione quasi millimetrica un punto esatto sulla mappa. Ci vorrà un po' di rodaggio, ma penso che sarà apprezzato. Il servizio gratuito per gli utenti costerà al comune circa 3.000 euro all'anno, soldi spesi bene secondo il sindaco, che però precisa i canali di comunicazione tradizionali, importanti in una città tra le più anziane di Lombardia, verranno comunque mantenuti. Ma il rapporto con i cittadini meno tecnologici, diciamo, l'abbiamo sempre avuto e l'abbiamo e lo continuiamo a mantenerlo. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Pieve del Cairo, in Lomellina. Sono tanti i progetti in cantiere per l'amministrazione, dai lavori dalle fognature all'ampliamento del cimitero in località Cascine Nuove, ma anche qui, come in tanti altri piccoli comuni di cui abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, mancano i fondi. L'intervista al sindaco di Cesare De Giorgi. Quali sono gli obiettivi e le criticità, i progetti che vorrebbe andare a soddisfare in questo 2016? Bene, di obiettivi ne avremmo molti, anzi in sede di bilancio di previsione ne avremmo indicate alcune, però il tutto è subordinato alle entrate, entrate che purtroppo in questi anni di grande crisi sono drasticamente diminuite. Pensavo anche a possibilità di accedere a bandi regionali, ma il tutto è legato alla disponibilità anche della regione stessa di uscire con dei bandi. E poi bisogna tenere presente che una parte verrà finanziata dalla regione, ma una parte dovrà sempre essere sostenuta, il costo dovrà sempre essere sostenuto dal comune di Pieve del Cairo. Avremmo un sogno nel cassetto, che è quello di riuscire a risolvere l'annoso problema della fognatura di via Monsignor Barbieri.
Qui il discorso è più ampio. Poi dobbiamo dare esecuzione al progetto di ampliamento del cimitero di Cascina, visto che il progetto è stato già approvato in giunta, quest'anno pensiamo per fine anno di riuscire a soddisfarlo. Poi qualche intervento di abbellimento del paese, un intervento sulle scuole, insomma, tutte cose che io spero di riuscire a fare, sinceramente, perché ce n'è veramente bisogno. Abbiamo perso un'occasione con la mancata fusione con il comune di Gambarana. Potevano entrare delle risorse notevoli nell'arco dei 10 anni e questa è stata un'occasione mancata. Questo è il mio rammarico, di non essere riuscito a far comprendere ai cittadini, soprattutto a quelli cittadini di Gambarana, che questa era veramente l'occasione giusta per tutte e due le realtà comunali. Cercheremo di trovare accordi, fare convenzioni con paesi vicini per avere a disposizione un maggior numero di agenti, ma siamo sempre lì, il tutto è subordinato alle risorse, perché riuscire ad avere un servizio anche notturno, serale notturno, sarebbe il non plus ultra. Ma ci vogliono le risorse, ce ne vogliono tante. Ecco, i comuni oggi, chi più chi meno, ha questi problemi, ha problemi di bilancio. Una delegazione del circolo del Partito Democratico di Carbonara e Villanova ha fatto visita ai migranti ospitati da alcuni giorni nei locali della ex casa albergo della parrocchia di Carbonara al Ticino. I migranti ospitati in questo progetto di accoglienza sono 10, tutti ragazzi di nazionalità nigeriana, uno proveniente dal Camerun e 6 dal Gambia. Sono tutti giovani tra i 18 e i 26 anni, chiedono lo status di rifugiati politici. Al momento gli ospiti alla mattina sono impegnati nelle lezioni di italiano. In una nota il PD auspica che si possa riuscire a sviluppare anche iniziative di integrazione che coinvolgano sia i migranti che i cittadini di Carbonara, iniziative che abbiano come scopo e come finalità il prendersi cura dell'ambiente, del territorio, del paese dove si vive. Voltiamo pagina, erano tanti i musicisti che sul palco della Sala Verde di Stradella hanno voluto ricordare Giuseppe Chico Brandolini, storico cantautore oltrepadano, autore di brani come Varsavia, Voglia di Libertà o Mamma Lisa. L'intero incasso della serata è stato poi devoluto in beneficenza. Sentiamo Armano Bidone. Prendimi pure così, come mi accetta la gente, che mi sorride, mi lascia parlare, però non mi sento. Questo era Giuseppe Chico Brandolini in una recente registrazione casalinga. In molti, l'altra sera a Stradella, hanno voluto ricordare il cantautore di Golferenzo, scomparso nel 2014 dopo una lunga e proficua collaborazione con Pierangelo Bertoli. Bella trentenne, le labbra scarlatte che giocano in cielo a te. La prova più vera per colpi la foto. Molti musicisti che sul palco della Sala Verde di Stradella hanno suonato le sue canzoni, dagli Oliva Jessy Review, il gruppo che lo ha visto nascere musicalmente, ai Fiocchi d'Oliva, che alcuni anni fa hanno realizzato un album con brani inediti di Brandolini. La serata, il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficenza, ha fatto registrare il tutto esaurito e si è chiusa con la promessa di nuovi eventi in ricordo di Chico. Se libertà vuol dire rinunciare a tutto ciò che mi offre la realtà, allora, cara amica, mi dispiace. Mi spiace tanto, ma io rimango qua a sopportare ancora la paura di vivere ogni giorno tra le mura di questo mondo piccolo e banale dove regna chi pare non chi vale. A volte servirà
raccontate qualche piccola bugia, ma non si sta poi male in questa fogna, se sai nasconder bene la vergogna. Ci spostiamo a Vigevano, ora, dove la pioggia non ha fermato il carnevale organizzato al coperto in Cavallerizza. I bambini e i genitori presenti si sono divertiti con giochi, musica e naturalmente tanti tanti coriandoli. Vediamo. Grazie a tutti. Palloncini a forma di? Io la stella, ho imparato appena e quindi sono tutta felice. Sto provando a farla, vediamo se riesco a prepararla poi per dopo per i bambini. Qual è il programma per oggi? Ci stiamo pensando, siamo ancora a pensarci. Fase creativa? Sì, diciamo di sì. Personaggio è? È un uomo con un cilindro, con un uomo. Ben vestito. Ma vedi? Vedi da dentro? Sì. Oh Maria Salvador, te chiedo mio amor, te tra idrorivoluzione, tra le note di questa canzone. Da che cosa sei vestita? Da cinesina. Da cinesina. Perché hai scelto questo vestito? Ok, piaceva a lei. Adesso c'è il concorso delle mascherine, tu vuoi vincere, no? Sì. Another hero, another mind, the sky behind the curtain, in the bed of mine, all alive, does anybody want to take it anymore? Adesso ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, ma torniamo nella seconda parte con lo sport e con i gol più belli del bomber del Pavia Calcio, Andrea Ferretti. A tra poco. Eccoci tornati in studio, passiamo subito allo sport con la nostra rubrica Casa Pavia. Dopo la doppietta nell'ultima partita contro il Cuneo, il bomber Andrea Ferretti si candida per un posto da titolare nell'attacco degli azzurri. Nel prossimo servizio abbiamo raccolto tutti i gol dello Squalo Bianco in questo campionato. Vediamoli insieme. Hello.
Continuiamo a parlare di calcio e del Pavia, perché ieri sera la nostra trasmissione Siamo Tutti Allenatori era presente, era ospite il direttore generale proprio degli Azzurri, Nicola Bignotti, che è intervenuto un po' su tutto, dal mercato degli Azzurri alla questione stadio. Rivediamo allora alcuni momenti della serata, anche più divertenti, nel nostro blob. Cesare ci ha deliziato con le prestazioni di Rouen Muscat, sì. C'è stato l'esordio, tra l'altro Cesare è visibilmente emozionato all'ingresso in molto campo, emozionato, molto emozionato, Muscat si è alzato, ha fatto la foto, io ho deciso così di fargli un regalo, visto che arriva San Valentino ho pensato di regalare a Cesare una foto di Muscat, così una foto di Rouen Muscat, ma è meraviglioso, un applauso, in attesa della, complimenti, in attesa ringrazio. Dell'arrivo in studio noi lo bellissimo, mettiamo qua, ti ringrazio. Vicino al pallone, sarà il nostro santino durante le dirette. Insomma, bene, abbiamo salito questa scenetta pietosa, possiamo andare avanti. No, 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 è molto bella invece. Guardalo, guardalo, guardalo. Per mesi, guarda, con una coppa, direttore. Il Birkirkara, tra l'altro. Porta bene. Porta bene. Noi abbiamo fatto delle valutazioni e abbiamo ritenuto che la squadra peccasse principalmente di personalità e di determinazione. Abbiamo ritenuto che uno, due o tre giocatori non fossero sufficienti per cercare di mettere questa, chiamiamola così, energia positiva e questa determinazione di raggiungere l'obiettivo. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo tenuto i giocatori che riteniamo abbiano questo tipo di caratteristiche, quindi che siano degli ottimi calciatori, ma siano anche gente determinata a raggiungere l'obiettivo, ne abbiamo inseriti altrettanti con le medesime caratteristiche. Quali sono le criticità per poter puntare a un nuovo impianto o comunque rendere molto più moderno Fortunati? No, la nostra volontà sarebbe quella di ristrutturare il Fortunati, o meglio la principale, però ci sono dei vincoli, Michele che è qui a fianco me li conosce probabilmente meglio, vincoli strutturali, vincoli paesaggistici, vincoli, mettete tutti i vincoli che volete e piazzateli vicino al Fortunati. Stiamo facendo delle considerazioni. Chiaro. Quindi comunque sarà lì lo stadio del Pavia nuovo? Una delle possibilità è quella. Purtroppo, come dicevo, lì ci sono parecchie limitazioni. Poi bisogna trovare sempre l'equilibrio economico. Non... Dicevi, ai matrimoni c'è più gente. A quei matrimoni forse... giusti c'è più gente che allo stadio del Pavia. Forse. È un matrimonio sardo praticamente. È un matrimonio sardo, esatto. Abbiamo lo stop alle telefonate, credo. Che peccato. A questo punto direi estraiamo il fortunato vincitore di questa sera, speriamo non il numero 4, così a occhio il signor Massimo. Chiedo allora a Desiree di estrarre, girare le nostre palline dentro la boccia, estrarre il fortunato vincitore senza guardare, guarda pure in camera perché sennò ci accusano di essere come da qualche altra parte d'Italia, che rubano quando tirano fuori i giochi a premi, il numero è il 4. No. No, non ci credo, questa è una macumba. È tutto, era l'ultimo servizio, adesso la linea passa come sempre al meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata.